carta ai partecipanti all'incontro, signore e signori. Ringrazio vivamente il ministro Riccardi per aver presieduto alla consegna dei riconoscimenti e per aver portato non solo un saluto rituale, ma con profondità di motivazioni la limpida voce del governo. Il presidente De Bergottini, che nel parlare a nome degli esuli istriani, fiumani e dalmati ha in qualche modo evocato in me, per lo stesso suo bagaglio personale di studioso e di docente, l'apporto che gli esuli hanno dato, rientrati in Italia, allo sviluppo e al progresso del nostro paese. E infine il professor Pupo per la sua spessore e la finezza della sua riflessione storica. I loro interventi hanno composto in efficace sintesi i motivi ispiratori del giorno del ricordo. È la sesta volta che lo celebro qui e credo di poter dire che di anno in anno abbiamo sempre arricchito di nuovi punti di vista e di nuovi accenti la scelta della memoria e dell'omaggio che il Parlamento ha voluto sancire per legge. Ci siamo riusciti grazie a molti contributi di qualità. Per tutti vorrei ricordare quello che per primo ci diede una splendida persona, il caro amico scomparso, senatore Paolo Bardi. Ora, prima di svolgere qualche breve considerazione, desidero anzitutto rinnovare il profondo sentimento di vicinanza e di solidarietà mio personale e delle istituzioni repubblicane ai familiari che sono qui oggi, delle vittime delle orrende stragi delle foibe e ai rappresentanti delle associazioni che coltivano la memoria di quella tragedia e dell'esodo di intere popolazioni. Impegnarsi a coltivare la memoria e a ristabilire la verità storica è stato giusto e importante. Si è posto fine a ogni residua congiura del silenzio, come già dissi lo scorso anno, a ogni forma di rimozione diplomatica o di ingiustificabile dimenticanza rispetto a così tragiche esperienze. Dopo l'evento di Trieste del luglio 2010, il concetto della riconciliazione insieme ai presidenti sloveno e croato, lo scorso anno ho incontrato a Zagabria e poi a Pola il presidente croato. L'incontro si è concluso con una dichiarazione congiunta che, richiamando i valori comuni, afferma e vale la pena di citarla. In ciascuno dei nostri paesi coltiviamo come giusto la memoria delle sofferenze vissute e delle vittime e siamo vicini al dolore dei sopravvissuti a quelle sanguinose vicende del passato. E così prosegue la dichiarazione che leggevo consecutivamente io e il presidente Josipovic nel Teatro Romano di Pola. Nel perdonarci reciprocamente il male commesso, volgiamo il nostro sguardo all'avvenire che con il decisivo apporto delle generazioni più giovani vogliamo e possiamo edificare in una Europa sempre più rappresentativa delle sue molteplici tradizioni e sempre più saldamente integrata dinanzi alle nuove sfide della globalizzazione. Fine della citazione. Ora, come ha sostenuto il professor Pupo nella sua bella e approfondita relazione, le diverse memorie di frontiera cominciano a conoscersi e a rispettarsi nella loro incomprimibile soggettività. Anche così si salva una frattura storica, ci si incontra nel comune destino europeo. Va dunque colta la suggestione dello stesso professor Pupo, che ci invita ad affrontare quella che ha definito la parabola drammatica dell'italianità adriatica all'interno di una visione storica più larga che ci consenta di penetrare in tutta la loro complessità le contrapposizioni e lacerazioni che le nostre aree di confine hanno vissuto nella fase conclusiva della Seconda Guerra Mondiale e subito dopo. E tra i drammi di quel tormento storico ci furono perfino conflitti che ebbero un costo atroce di vite umane tra le formazioni partigiane che combatterono dalla stessa parte contro il nazifascismo. Sì, serve ricordare, anche per ripensare a tutti i fatali errori, al fine di non ripeterli mai più.
In questa prospettiva e con questi sentimenti, mia intenzione è una prossima già programmata visita in Friuli, rendere omaggio alle vittime della Cina di Corsus. Ci avviamo, come sapete, alla conclusione delle celebrazioni del 150enario dell'Unità d'Italia e voglio in questa sede ringraziare per la loro presenza a Roma in quell'occasione i presidenti della Slovenia e della Croazia, che hanno voluto così testimoniare la loro amicizia per il nostro Paese e la loro adesione ai principi e valori democratici su cui poggia la costruzione europea. È la visione europea che ci permette di superare ogni tentazione di derive nazionalistiche, di far convivere etnie, lingue, culture e di guardare insieme con fiducia al futuro. È in Europa che dobbiamo trovare nuovi stimoli, facendo leva anche sulle minoranze che risiedono all'interno dei nostri paesi e che costituiscono nello stesso tempo una ricchezza da tutelare, un'opportunità da comprendere e cogliere fino in fondo. Lo dobbiamo tanto alle generazioni che hanno sofferto nel passato quanto alle nuove, cui siamo in grado di prospettare società più giuste e più solidali, capaci di autentica coesione perché nutrite di senso della storia, ricche di una travagliata, intensa esperienza di riconciliazione e di un nuovo impegno di reciproco